Oui. Myriam? Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi. Una lunga serrata sequenza con due coniugi separati e i rispettivi avvocati seduti davanti ad un giudice a contendersi l'affidamento del figlio undicenne. Comincia così Jusqu'à la Garde, il primo lungometraggio del francese Xavier Legrand, film compatto e ben interpretato, sviluppato a partire da un corto dedicato allo stesso argomento, un film che affronta temi delicati e dolorosi: il distacco affettivo tra marito e moglie, la battaglia legale per la tutela dei minori, i soprusi e le violenze verbali e fisiche tra le mura domestiche. Un repertorio di sofferenze estratto da molte cronache dei nostri giorni e portato al cinema in parecchie altre occasioni, ma che la sceneggiatura attenta e la regia ordinata di Legrand riflettono in tutta la sua lucidità. Julien? Julien? Je vais te laisser y aller à la fête ce soir. Faut juste que je joue avec ta mère quand je te ramène et quand je te récupère, c'est tout. Elle est pas là. Elle n'est pas là. È la contrarietà del piccolo Julien a tornare dal padre nei due weekend al mese stabiliti dal giudice, che ha deciso per la custodia condivisa, a fare da punto di raccordo empatico con lo spettatore. La determinazione del bambino a proteggere la madre dall'aggressività del minaccioso genitore, negando la presenza in casa della donna o mentendo alla richiesta di conoscere l'indirizzo della loro nuova abitazione, fa da collante al racconto, pur in una progressione narrativa prevedibile. I toni e l'atmosfera di Jusqu'à la Garde si fanno via via più aspri, ma il controllo della messa in scena non perde d'efficacia nemmeno quando sul finale i timori e le esasperazioni arrivano al culmine, lasciando un po' tutti col fiato sospeso in una chiusura del cerchio amara su ogni versante familiare.